diciamo, il Comune di Rieti ha inteso quindi patrocinare questa iniziativa proprio perché riteniamo che tutte le risorse ambientali debbano essere valorizzate, e queste iniziative chiaramente hanno come scopo non solamente l'elemento sportivo in sé, ma soprattutto la valorizzazione della natura e delle bellezze che caratterizzano la nostra area, un'area che è delimitata solamente dal punto di vista tecnico da confini, ma che in realtà è profondamente legata anche da tradizioni storiche. Tutte le iniziative che si inseriscono in un concetto di area vasta turistica come quella che stiamo cercando di costituire con provincia di Terni e provincia di Rieti insieme ad altri comuni delle aree appunto limitrofe, non possono che sposare delle situazioni tipo questa, che proprio vedono manifestazioni di natura sportiva che inseriscono in un ambito interregionale, interprovinciale in questo caso, no? E che quindi vanno a rappresentare una sintesi degli sforzi che le amministrazioni stanno facendo in questo senso. Miranda Trail è una delle tante iniziative organizzate dall'associazione Mirice, in questo caso in collaborazione con la Prologo di Miranda, che si pone l'obiettivo di riscoprire alcuni paesaggi montani della dorsale cosiddetta Sabina, per riportare la gente del luogo a visitare questi paesaggi e fare in modo che ancora una volta lo sport e il mondo dell'associazionismo fungano anche da volano per il turismo sportivo e per il turismo ambientale. Beh, io direi che è sufficiente.